Giornata nerissima sul fronte incendi, quella andata in scena ieri in Campania. Ieri pomeriggio in fiamme una vasta area nelle zone del Vesuvio tra Torre del Greco ed Ercolano. Evacuati a scopo precauzionale alcuni alloggi, sul posto è stato fatto intervenire anche un Canadair per coadiuvare nelle opere di spegnimento i vigili del fuoco e gli uomini della forestale. L'area interessata era a ridosso dell'ex ristorante Siesta e, vista la vastità delle fiamme e il fumo nero che ha invaso la zona, per evitare ulteriori problemi è stato bloccato l'accesso dei mezzi che portano i turisti fino all'ingresso del Gran Cono a quota 1000. Non si registrano però feriti, soltanto spavento nella popolazione. Ma non è stato soltanto il Vesuvio ad essere interessato dai roghi. Vasti incendi si sono sviluppati la notte scorsa anche nel Vallo di Diano e a sud di Salerno. La situazione è più critica a Teggiano e a Sassano. I vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, al comando del capo squadra Luigi Morello, hanno lavorato ininterrottamente tutta la notte. A Teggiano continua a bruciare da oltre 24 ore la collina di località Costa. Sempre nello stesso comune, la notte scorsa due violenti roghi hanno interessato la frazione di San Marco e di località Camarelle. In questo caso è intervenuta anche una squadra dei Caschi Rossi di Salerno. A Sassano, invece, in fumo oltre 5 ettari di area boschiva.